29 marzo, buongiorno a tutti voi e bentrovati in diretta anche oggi per il nostro primo appuntamento di giornata, quello dedicato alla rassegna stampa. Siamo pronti per scorrere assieme a voi i titoli principali dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Cominciamo con la stampa nazionale, il Corriere della Sera, che apre con le inchieste sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Il Corriere della Sera titola Covid, il caos delle inchieste. Bergamo indaga tre ministri, a Roma invece archiviate le accuse al governo Conte. I PM contestano a Speranza, Lorenzin e Grillo il mancato aggiornamento del piano pandemico, quindi anche i ministri della salute dei governi precedenti. Se i PM di Bergamo indagano tre ex ministri della salute, a Roma il Tribunale dei Ministri scrive che in nessun modo l'epidemia può dirsi provocata dai rappresentanti del governo e archivia le posizioni di Conte, Speranza e altri membri di quell'esecutivo. Questa è l'apertura del Corriere, una notizia che poi troveremo anche su altri quotidiani. Rimanendo su questa prima pagina, vediamo a centro pagina una foto notizia che ci porta in Georgia. Eccola qua. A Tbilisi è il simbolo delle proteste contro le leggi filorusse, Georgia, la manifestazione con la bandiera dell'Unione Europea, proteste contro la legge sugli agenti stranieri. I manifestanti che sventolano la bandiera dell'Unione sono arrivati davanti al Parlamento. Ritorniamo in Italia adesso, andando nel taglio alto. Vediamo anche gli altri temi al centro dell'attenzione. Oggi il Consiglio dei Ministri si riunisce a Cutro, dove c'è stata la strage di migranti con 72 vittime. Migranti, tensione tra gli alleati. Poi l'intesa, tre stretta sugli scafisti, percorsi per gli ingressi. Dovrebbe nascere proprio lì a Cutro, scrive il Corriere, il decreto che coniuga due posizioni, quella dell'ala dura e quella più dialogante. Insomma, una stretta sugli scafisti e percorsi per gli ingressi. Di spalla il governatore della Banca d'Italia, Visco, che dice basta parlare di altri rialzi dei tassi di interesse. La BCE invece pare stia andando proprio verso un nuovo rialzo dei tassi di interesse nei prossimi giorni. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, vediamo in primo piano temi, notizie diverse. Repubblica oggi propone un'intervista al premier israeliano Netanyahu in visita in Italia. Netanyahu che dice Israele resta una democrazia solida. Ci sono molte proteste in corso in Israele per la riforma della giustizia. Netanyahu dice la riforma è necessaria perché il potere giudiziario non può essere onnipotente. Le proteste nelle piazze dimostrano quanto sia forte il nostro paese, ma le supereremo. Una riforma della giustizia che in sostanza affida anche più potere alla politica, diciamo così, nella gestione della giustizia. È il momento che Roma riconosca Gerusalemme come capitale del popolo ebraico. La destra italiana conta chi impara la lezione della storia, dice Netanyahu. A centro pagina invece si parla del nuovo reddito di cittadinanza con un'intervista al ministro del lavoro Calderone, alla ministra Marina Calderone, senza figli niente reddito. La ministra Calderone spiega a Repubblica come cambia il sussidio. Per gli occupabili single riduzione da settembre. Nessuna logica punitiva, più sostegni alle famiglie numerose in difficoltà perché i minori vanno protetti. E poi vediamo anche qui la questione migranti. Il governo allungherà la permanenza nei centri di rimpatrio. Sul fronte Covid, inchieste Covid, vediamo un piccolo richiamo in prima pagina su Repubblica. Piano pandemico non adeguato, Speranza, Lorenzin e Grillo nel mirino. Andiamo anche sulla stampa. Ecco qui in apertura, migranti, governo a Cutro, scontro,
Salvini Mantovano. Il leghista chiede una stretta sui permessi, no, del braccio destro di Meloni. E qui vediamo appunto lo scontro citato anche dal Corriere in apertura. La Premier incontra l'olandese Rutte, fermare i trafficanti e difendere i confini. Ancora andiamo anche sull'identità. Soldi solo per la guerra, le briciole per migranti e poveri, scrive l'identità in apertura, miliardi per un conflitto senza fine. E ancora nel taglio alto la questione migranti, l'accordo con l'Olanda, Meloni si prende i migranti, nel senso che il commissariato Piantedosi passa la linea del Premier, meno sbarchi, più regolari, ecco cosa cambierà. Queste le notizie in primo piano sull'identità. Adesso andiamo sul manifesto che titola Premiership, 8 marzo di sciopero e cortei in 38 città italiane contro un sistema patriarcale e capitalista che non sarà la prima premier donna a smantellare, dice il manifesto. In Francia la rivolta sulle pensioni diventa femminista e in Turchia la marcia vietata delle attiviste sfida il sultano Erdogan. Chiudiamo anche il manifesto e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Fatto Quotidiano che titola oggi così: in apertura si guarda alla questione migranti, dopo i morti sfregiano anche i loro familiari, proteste per il balletto del Viminale sulle salme, sul rimpatrio delle salme. Riecco Piantedosi, dice il Fatto Quotidiano. Per il giorno del Consiglio dei Ministri viene predisposto il trasferimento dei corpi delle vittime a Bologna dopo la rivolta, il dietrofront. Ancora andiamo anche sul giornale. Ecco il piano migranti con i paletti del Colle. Oggi il Consiglio dei Ministri a Cutro, stretta sui trafficanti e più espulsioni, ma anche iter rapido per i rifugiati e corridoi umanitari. I contatti con Mattarella, ma il PD vuole la maxi sanatoria e far votare tutti, dice il giornale. Torniamo a parlare di Covid adesso con l'apertura della Verità. Cure a casa ed effetti avversi, così è stata ignorata la legge, dice la Verità. Alle radici del disastro nel contrasto al Covid c'è il mancato rispetto del piano pandemico, oltre che il suo non aggiornamento. Il piano pandemico, che in Unione Europea è vincolante, prevedeva la mobilitazione dei medici di base per evitare di intasare gli ospedali e poi, arrivato il vaccino, prescriveva di rafforzare la farmacovigilanza. Abbiamo fatto il contrario, dice la Verità. Ancora anche Libero guarda al Covid in apertura, le inchieste sul Covid e titola Pagliacciata Covid, giustizia in tilt. Il Tribunale archivia Conte e Speranza per la pandemia, non c'è dolo, ma la Procura insiste, la Procura di Bergamo indaga altri due ministri, Lorenzin e Grillo. Chiudiamo anche la prima pagina di Libero e diamo adesso uno sguardo a Nord-Est con il Gazzettino in apertura. Mi tormentava da anni, si ritorna al caso di molestie che vedono coinvolti due consiglieri regionali del Veneto. Cecchetto e l'aggressione di Formaggio, una vera molestia. Ora basta, ha detto la consigliera regionale del Veneto, Milena Cecchetto. Intanto Fratelli d'Italia sospende il consigliere Formaggio, ma dice siamo pronti all'espulsione. Le parole di Formaggio che dice mi scuso, era solo goliardia. Le altre notizie, la foto notizia con il funerale del poliziotto morto mentre cercava di salvare un uomo finito con l'auto nel canale. Addio al poliziotto eroe, ora veglia su tutti noi. È accaduto in provincia di Padova.
L'altro incidente al centro della cronaca negli ultimi giorni, quello in cui hanno perso la vita due giovani ragazze. Perdono chi era alla guida. Quello schianto ha distrutto 8 famiglie. La mamma di Barbara, morta nell'incidente di Gorgo, dice: "Ho perso tutto". E poi aggiunge: "Chiedo a chi voleva bene a mia figlia di stare vicino non solo a noi, ma a tutti i ragazzi coinvolti e ai loro genitori. Questa tragedia ha distrutto non due, ma 8 famiglie". Questo è il messaggio di mamma Gabriella, che ha trovato la forza di parlare, di perdonare chi era al volante del bolide nero schiantatosi contro l'albero, scusate. Vediamo poi un'intervista al presidente del Veneto, Luca Zaia, che parla del centro per il cambio di sesso. Una scelta di civiltà, ha detto Zaia, da oggi sarà concentrata nell'azienda Ospedale Università di Padova la presa in carico degli assistiti con disturbi di identità di genere. Chiudiamo anche la prima pagina del Gazzettino adesso, sul quale torneremo più tardi per dare un'occhiata alle cronache dal Friuli, e vediamo l'economia con il Sole 24 Ore. Ci sono i BTP in apertura, il BTP Italia che vola a 8,6 miliardi. Offerta per i risparmiatori chiusa, secondo risultato di sempre, con 327.000 contratti. Oggi la giornata dedicata agli investitori istituzionali verso conferma del tasso al 2%. Buona quindi la raccolta di fondi attraverso i BTP Italia. Superbonus e villette, caccia 1 miliardo per la proroga del bonus per le ristrutturazioni. A centropagina, l'industria ora fa il record di export, ma non trova 3.000 giovani talenti. Anche questo settore in difficoltà per la mancanza di personale, dai gemmologi agli incisori. L'industria ora fa il record di export. Lo sport, vediamo i tre principali quotidiani sportivi nazionali con la Champions in primo piano, il Milan che passa ai quarti di finale. Re Milan, dice, titola la Gazzetta dello Sport, Leoni a Londra ai quarti dopo 11 anni, il diavolo manda Conte all'inferno, sfiora la vittoria sul Tottenham, poi Maignan ferma Kane nel finale e lo 0-0 è una festa. Ora nulla è impossibile, ha detto Pioli. Vediamo anche il Corriere dello Sport, diabolico. Il Milan regge l'urto Tottenham, finisce 0-0, è nei quarti dopo 11 anni. Conte eliminato, l'Europa è ancora amarissima. Le altre partite di Champions, PSG altro fallimento, il Bayern lo batte e lo manda a casa. Oggi di scena l'Europa League, carica Allegri. Mi fido di Dujan, andata degli ottavi, Juve all'esame del Friburgo. Max punta su Vlahovic, sta crescendo, lo vedo bene. E poi vediamo anche la Roma, soluzione Mourinho, Tammilacchiave, Real Sociedad all'Olimpico, guida, scusate, l'attacco Abraham, lo Special One dice serve la vera Roma. Tutto sport. È un Milan di Leoni ai quarti dopo 11 anni, questo è il titolo che troviamo nel taglio alto, ma l'apertura è con un'intervista all'avvocato Matera che ha scritto il codice della giustizia sportiva, si parla della penalizzazione che è stata data alla Juventus. L'avvocato dice almeno 15 sarà tolto. La Corte d'Appello parla dello scambio Pjanic-Arthur e della fattura del Marsiglia, elementi mai citati dall'accusa. Il collegio annullerà senza rinvio e il TAR sulla carta nascosta apre una crepa.
Juve che appunto oggi sarà impegnata in Europa League nell'andata degli ottavi di finale contro il Friburgo. Di Maria fai ancora l'Angel, il fideo per replicare Nans, Vlahovic part-time e in campo anche ormai Fiorentina. Chiudiamo anche il tutto sport e spostiamo adesso la nostra attenzione sui quotidiani locali. Abbiamo visto poco fa la prima del Gazzettino del Nord-Est e allora riprendiamo proprio dal Gazzettino la nostra rassegna stampa. Il dorso del Friuli titola oggi così in apertura: imprenditoria, mancano i giovani. In regione mancano ricambi e continuità generazionale. Le statistiche confermano un trend che non conosce freno. Tra il 2019 e il 2022 c'è stato un calo dell'1,5% di under 35 impegnati ai vertici delle aziende. Le altre notizie, vediamo a centro pagina una foto della Dacia Arena, sognando gli europei, patto comune udinese, la Dacia Arena è pronta ad arrivare a 30.000 posti in vista degli europei del 2023, l'Udinese è pronta ad ampliare lo stadio a 30.000 posti. Le altre notizie, oncologi in allarme, dito puntato contro le nuove sigarette. Le svape elettroniche spopolano tra i minorenni, hanno gusti alla frutta, ma dagli oncologi arriva un allarme. Per la cronaca, due arresti, spacca la testa in treno agli agenti, privo del permesso di soggiorno, è stato fermato dagli agenti della Polfer su un treno diretto a Vienna e ha reagito aggredendo gli agenti. Di spalla un'indagine per capire il futuro del Friulano, promossa dall'Arlef, e poi il confronto tra i candidati a sindaco di Udine sui caffè chiusi, i candidati ai caffè del comune chiusi, ce ne sono diversi in centro città. Nel taglio basso vediamo lo sport con Udinese Empoli, il doppio ex coda gioca Udinese Empoli per il Gazzettino. Pallacanestro Cusino, il Wild West, la vittoria dell'Unità, quella nel derby. Per il biathlon Fabio Piller-Kotter vince il bronzo nella staffetta mondiale junior. Andiamo adesso sul Messaggero Veneto di Udine e Pordenone, anche qui. I titoli di apertura, decine di medicinali sono ancora introvabili, difficoltà nelle forniture, scarseggiano antinfiammatori e anche qualche salvavita. Questo è il titolo di apertura e poi nelle primissime pagine troviamo tutti gli approfondimenti. Ecco qua, sciroppi e pastiglie nelle farmacie, mancano decine di medicinali antinfiammatori, scrive sempre il Messaggero, e alcuni salvavita continuano ad arrivare con il contagocce. I consigli di De Grassi e Beltrame: non fate scorte, i generici si possono sostituire, dicono i due farmacisti. E poi vediamo il tema sanità. Fermare il declino della sanità domani, mobilitazione della CGIL. Abbiamo realizzato anche noi un'intervista ieri a William Pezzetta della CGIL. Chiedo un aiuto alla regia per recuperare il servizio e andare a sentire così le ragioni precise di questa mobilitazione. Mettiamo in piedi questa mobilitazione che sta dentro un percorso anche nazionale, la faremo articolata in tutti i territori della nostra regione, al compito anche di lanciare un allarme, un segnale alla prossima giunta che verrà, un tema che va assolutamente ripreso, no? Rispetto alla necessità di una sanità pubblica e universale. Tra le varie criticità, le liste d'attesa, la carenza di personale, anche una problematica riguardante il consultorio. Sì, oggi è l'8 marzo, per cui cade proprio dentro il giorno della donna anche questo tema qua, assolutamente dei consultori, ma io direi proprio la necessità di rilanciare una sanità nel territorio. Noi oggi
La spesa sanitaria per il 70% riguarda, visto che siamo una società che sta invecchiando, i temi della cronicità. Per cui bisogna anche programmare una sanità che sia presente nel territorio, meno ospedalocentrica, ma soprattutto con gli infermieri di domicilio, rafforzando e potenziando ovviamente i distretti, soprattutto mettendo in piedi attraverso i soldi del PNR le case della salute, cioè poliambulatori che in qualche maniera vengono incontro alle necessità delle persone che oggi hanno come unico sfogo, direi così, i pronti soccorso, dove spesso sono intasati. Per cui noi abbiamo bisogno di una programmazione, le risorse ci sono, noi lanciamo questo grido di allarme. Venerdì sul territorio cosa è previsto come mobilitazioni? Noi venerdì a Trieste saremo sotto consiglio regionale, a Pordenone saremo sotto l'ospedale centrale di Pordenone, dentro un presidio mobilitazione, a Udine saremo presenti sotto 6-7 ospedali di Udine, da Tolmezzo, se non ricordo male, passando ovviamente per l'ospedale centrale di Udine, con presidi, volantinaggi. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero Veneto di Udine. A centro pagina in arrivo nuovi divieti per i fumatori. Gli udinesi e la stretta sul fumo dicono è esagerato, così smetto. Andiamo a vedere tutto l'articolo che apre il fascicolo dedicato a Udine e provincia. Eccolo qua. Vediamo divieti anche all'aperto, fumatori e rivenditori bocciano la proposta, le restrizioni non hanno mai ridotto i consumi, l'ennesima limitazione, la nuova proposta di legge incide anche sull'utilizzo dei dispositivi elettronici, ovviamente siamo ancora a livello di una proposta di legge, il medico di base dice fumare fa male, ma non è così che uno smette. Il parere del professor Umberto Tirelli, il proibizionismo non ha mai funzionato. Torniamo sulla prima del Messaggero Veneto di Udine, vediamo anche le notizie di cronaca, di spalla, calci e testate contro gli agenti della Polfer, due arresti, due cittadini del Gambia di 34 e 26 anni. E poi celebrati i funerali di Remo Caccitti, lo studioso riposerà nella sua Venzone. Ancora cronaca. Morto Zamparutti, era il promotore della cronoscalata a Castelmonte, aveva 65 anni. Nel taglio basso un richiamo agli articoli che troviamo poi nelle pagine di cultura, si parla di Italo Zannier, trova a Palcoda la sua Shangri-La. Ancora lasciamo il Messaggero Veneto di Udine e andiamo sull'edizione di Pordenone dello stesso quotidiano. Vediamo anche qui i titoli di apertura. In primo piano troviamo ancora anche qui il problema della carenza dei farmaci. A centropagina anche qui la nuova stretta sul fumo è giusto? No, è esagerato. Pordenonesi divisi. Per la cronaca, il papà di Michele, ritorniamo sull'incidente di Gorgo, dice io perdono ma voglio sapere la verità. Il re dello sci passa il testimone dopo oltre 40 anni a Pordenone. Max Investimento, la nuova piazza di Fontanafredda, un progetto per 5,7 milioni. E poi per la politica, vediamo il candidato alla regione Morettuzzo, sanità e ambiente dal Friuli al Carso, la campagna di Morettuzzo in vista delle regionali. Vediamo anche qui l'apertura del fascicolo di Pordenone, anche qui vediamo i divieti, i nuovi divieti ai fumatori previsti dalla proposta di legge, divieti anche all'aperto, ma per ora i fumatori non paiono preoccupati, non flettono le vendite in tabaccheria, si attende di capire bene le nuove regole, la differenza rispetto alla legge Sirchia la fanno i nuovi dispositivi elettronici. E vediamo appunto in questa grafica
quello che prevede la bozza della nuova legge, divieto di fumare in molti luoghi all'aperto, per esempio nei parchi, in stazioni ferroviarie, fermate dell'autobus e anche agli sbarchi dei traghetti, divieto nelle vicinanze di bambini o donne in gravidanza e poi cancellare la possibilità nei locali chiusi di adibire sale dedicate ai fumatori e non dovrebbe essere più possibile fumare nei dehors di bar e ristoranti, ma in questo qualora vi fossero degli spazi potrebbero essere riservati ai fumatori e poi l'estensione dei divieti riguarderebbe anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. Chiudiamo anche il Messaggero Veneto di Pordenone e andiamo adesso sul Piccolo di Trieste. Ecco qua in apertura il polo del freddo all'ex Italcementi, 150 nuovi assunti. Dalle carni ai salumi, dai surgelati ai formaggi, via al cantiere da 40 milioni su 25.000 metri quadri. Questa è l'apertura del Piccolo di Trieste che poi dedica un approfondimento alla rete dei bar in difesa delle donne. Lo sport adesso, sempre sui quotidiani regionali, riprendiamo in mano il Gazzettino e andiamo a vedere i titoli delle pagine sportive. Avevamo letto prima il richiamo in prima pagina, il doppio ex coda è sicuro, una sfida a viso aperto, quella di sabato tra Empoli e Udinese. Per il difensore, 78 match con l'Empoli e 132 con i bianconeri, due allenatori cercheranno di vincere con le loro armi. Queste le parole di Coda. E a proposito di ex, c'è un precedente che riguarda Totò Di Natale in gol con entrambe le casacche. Andiamo a vedere anche poi l'approfondimento su Vicario, un nemico tutto friulano ripartito dal Fontana Fredda in Serie D sabato potrebbe essere in porta per l'Empoli. Andiamo a sentire a proposito il servizio di Alessandro Surza che ci dà le ultime novità proprio in vista della gara di sabato. Go out, get drunk, be young and reckless. Show up for work, don't skip your breakfast. Se l'Udinese era stata senza dubbio la grande sorpresa di inizio stagione, fra le sorprese generali di quest'anno non possiamo non menzionare l'Empoli, che insieme al Monza probabilmente è la squadra che ha stupito maggiormente fin qui. I toscani, con il loro collaudato metodo di ricerca dei talenti, simile per certi versi allo scouting bianco-nero, stanno collezionando un altro campionato fantastico per le loro ambizioni. Salvezza già praticamente raggiunta con largo anticipo, un tecnico molto apprezzato in tutta Italia e anche qui a Nord-Est una società sana e un progetto in costante sviluppo. Gli ultimi risultati in realtà sembrano evidenziare un leggero calo da parte degli azzurri che non vincono da 6 turni, con l'ultimo illustre successo datato 23 gennaio contro l'Inter. Le prestazioni però, un po' come è capitato all'Udinese, non sono quasi mai mancate e allora occhio alla voglia di riscatto della banda Zanetti. Un allenatore che quest'anno ha puntato tanto sui giovani come ha sempre fatto d'altronde in carriera. Basti pensare che Bairami a gennaio ha dovuto emigrare a Sassuolo perché chiuso dal prorompente Baldanzi sulla linea dei trequartisti, che ha punito proprio l'Udinese tra l'altro all'andata alla Dacia Arena. Qualche metro più avanti sta trovando tanto spazio Satriano di proprietà dell'Inter, che però sta trovando continuità in Toscana, mentre a centrocampo si stanno aprendo porte importanti per un altro giovanissimo, il classe 2003 Fazzini. Insomma, classe e gioventù, senza però dimenticare l'esperienza che si chiama Ciccio Caputo, tornato a casa dopo 4 anni tra Sassuolo e Sampdoria e già protagonista proprio nella gara del 4 gennaio scorso. Last but not least, merita una menzione speciale l'argomento portieri. In casa Empoli il titolare è Guglielmo Vicario, la riserva Samuele Perisan, due friulanissimi cresciuti nell'Udinese e diventati grandi altrove. Vicario forse sarà out, ma di sicuro in porta sabato ci sarà un friulano. Andiamo adesso sulle pagine del Messaggero Veneto, vediamo anche qui il tema portiere friulano a difendere la porta dell'Empoli in primo piano. Perisan, amico nemico, sono pronto.
Ecco qua. L'ex esordito in A con il Monza, al posto di Vicario le prese con un infortunio, ora può sfidare l'Udinese, dipende da Guglielmo, viene valutato giorno per giorno. E poi c'è tutta l'intervista realizzata da Alberto Bertolotto, vediamo anche nella pagina successiva Sottil che pensa ancora all'attacco pesante, Beto Success per sfidare l'Empoli. Dal calcio al basket, vediamo le ultime sul Messaggero Veneto di oggi, facciamo un passaggio anche su questa intervista a Marzio Amoroso in occasione che in Brasile per i 70 anni di Zico, intervista a Rio de Janeiro di Massimo Meroi, Amoroso amo il Friuli, presente e passato del brasiliano che diventò grande con l'Udinese. E poi vediamo qui appunto tutta l'intervista, leggiamo alcuni passaggi. Il Galinho è sempre stato un idolo, a 12 anni andavo al Maracanã per vederlo con Roberto Dinamite. Poi il club di Orsaria, ricordo ancora quando mi fecero trovare un'enorme cicogna per la nascita di mio figlio e ancora che tridente negli anni con l'Udinese, io, Birof e Poggi eravamo perfetti per giocare assieme. Il basket adesso, Gaspardo, lo Dual West ritorna per il gran finale, scrive Messaggero Veneto, l'ala della più dopo le triple pesanti nel derby, fermato da uno strappo plantare, 2 o 3 settimane di stop, sarò in forma per la fase decisiva della stagione, dice Gaspardo. Sul fronte Cividale, il DS Monticelli assicura, Redivo si sta allenando e ormai in via di recupero. Chiudiamo questa pagina dedicata al basket e chiudiamo qui anche la nostra rassegna stampa di oggi. Vi ricordo, come sempre, gli appuntamenti principali di questo giovedì sul nostro canale. Alle 10 l'appuntamento con Magazine, alle 12 l'informazione, il TG di pranzo, alle 15 pomeriggio calcio, alle 16 il TG Flash, dalle 19 la fascia informativa serale con il TG Sport, seguito dal TG News 24, alle 20:30 l'approfondimento dedicato al distretto delle tecnologie digitali, alle 21:15 l'agenda Udine, Serrandegiù e avanza Sprizzopoli, questo è il titolo dell'approfondimento di questa sera a cura di Alberto Terasso con la partecipazione di Tommaso Cerno. È davvero tutto, il meteo e poi la sigla. Buona giornata ancora a tutti voi. Amici di TV12, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni di variabilità sul Friuli Venezia Giulia con nuvolosità a tratti anche compatta, al più solo qualche debole ed occasionale piovasco. Fenomeni che saranno di poco conto, situazione ancora preoccupante per il forte deficit idrico. Ma vediamo ora nel dettaglio Pordenone Udine. Cieli in prevalenza nuvolosi nel corso della giornata di giovedì su Pordenone Udine, anche se qualche schiarita potrà farsi strada nel corso della giornata. Temperature lieve rialzo di qualche grado nei valori massimi, con valori che potranno anche raggiungere i 16 gradi. Condizioni di variabilità anche su Gorizia e Trieste, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e qualche possibile debole ed occasionale piovasco. Temperature in rialzo di qualche grado, massime che saranno comprese tra i 13 e i 16 gradi. Tutti i dettagli vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.